Quanti di voi hanno dato la vita per avere una storia d'amore serena e senza problemi? Senza problemi. Senza problemi. Senza problemi. E quanti di questi sono stati feriti, usati, sfruttati fino all'osso e poi buttati via come carta per il culo? Come carta. Il Vendicatore. Il Vendicatore. Il Vendicatore. Il vostro killer a richiesta. Oggi il Vendicatore è stato chiamato da un ragazzo della provincia di Milano che, stufo del comportamento di un collega, leccando il culo ha scalato la piramide aziendale e con il potere acquisito mette in difficoltà gli altri. Segni particolari del coglione. Lo dici tu? Lecca culo. In realtà è Ciucciani. Contento tu? Pronto? Pronto. Ciao Alan. Ciao, dai, raccontami tutto. Allora, praticamente c'è questo, chiamiamolo collega, l'autista che fa il bello e il cattivo tempo lì in ditta da noi. Un po' allecchino. Sì, parecchio. Qui da noi lo chiamiamo Ciucciani, dappertutto, in tutti i Ciucciani. Sì, in modo esagerato. Cosa Stefano fa di male? Tratta male noi, a me primo di tutto. Cosa ti fa? Solo che io non posso neanche rispondere e ribattere, proprio perché sennò poi ci vado di mezzo io. L'unica volta che ci ho provato ci sono andato di mezzo e ho rischiato una lettera di richiamo. E io sinceramente non mi posso permettere di perdere il posto di lavoro. Ma ho letto anche di gomme bucate, cos'è successo? Praticamente a due miei colleghi, non a me per fortuna, perché sennò lì perdevo il posto di lavoro ed ero da qualche altra parte, non qua a parlare con te. Praticamente ha bucato le gomme delle macchine dei miei due colleghi, ovviamente è stato beccato. A lui non è successo niente ed è ancora lì. Vabbè, ha dovuto ripagare perché c'erano le telecamere. Vendicatore, fai merda sto figlio di puttana. Andiamo! Sì, pronto. Pronto? Sì. Allora, ascoltami un attimo, devo parlare con te. Allora, ma chi sei lei? Tu non ti preoccupare, io ti devo fare due chiacchiere, normale. Io sono una persona del meridione. Devo capire che con chi parlo. Se te lo spiego, sono una persona meridionale, molto ingazzatura, no? Che quando ci girano i 5 minuti, mi parcono i b***i, capito? Non gridare, non gridare, non gridare, sto parlando io. Adesso parlo io, ascoltami. Allora, io ho saputo, io ho un parente, ho un mio parente, che ti conosce molto bene, no? Che diciamo che tutto il giorno sta con te, spesso, eh? Allora, mi hanno detto, io sono della Calabria, se si sente o non si sente, no? E sì, faccio uno di quei lavori che sono quei 5 minuti che nessuno vorrebbe passare nella vita, ok? Ma questo è un problema tuo, mio, no? Tuo, capito? Quindi, a rassetta tra la rasa è stato uscito e sente, no? Allora, ti sto dicendo che a me mi è arrivata voce e voglio che per te non sia vero, perché se so che questa cosa che fa tu è vera, che fai tutto il pagliaccetto, il coso al lavoro, mi tocca venire su con la macchina e fare un cazzi casino, ok? Perché io non so a te l'educazione come te l'hanno insegnata, da dove cazzo vieni, perché questo non mi interessa. Però quando si viene a toccare qualcuno che è della mia cazzo di famiglia, mi girano i coglioni, hai capito? Da dove cazzo prendo il mio numero? Tu fatti i cazzi tuoi, che io non ti prendo solo il numero, ti prendo la vita. Io so dove sei, so dove lavori, so cosa fai. Non mi fare girare i coglioni, che non sei neanche a casa tua, per hai capito o non hai capito? Ascolta caro! Ma zitto! Devi solo non sono altro il telefono, stai corando la telefonata, Deve solo dire se hai capito! E io adesso ho capito benissimo, ma sono con l'altro telefono con il carabinieri. Ma a me che non me ne frega! A me non me ne frega un cazzo te. Perché tu non vieni a fare. Tu non vieni a fare. Loro pensano con te cosa vuoi fare. Tu non vieni a fare il presuntuoso a casa mia, l'hai capito! Se non ti impari a comportare, qualcuno te lo deve insegnare, hai capito? Hai capito o non hai capito? Cuscus, sto parlando con te!
Guarda, guarda uomo, guarda che uomo di merda che sei, neanche i coglioni per parlarmi c'hai. È così che fate da voi, eh? Non parlate, vi cagate addosso! Vi nascondete sotto il cuscino! Metti giù che fai più bella figura, lo sai? No! Sì. Sei troppo un grande, te l'ho detto che è un codardo di merda, te l'ho detto. Vabbè, l'importante è che sei contento, non farti mettere i piedi in testa da nessuno, capito? Perché no, nella vita non conta. Perché ci tengo al lavoro. Lo so, infatti fai bene a tenertelo bene stretto il lavoro perché è importante. Ma ricordati una cosa, te lo dico io, che sono il primo. Al lavoro, se vali, non ti manda via nessuno. Se non vali, ti cacciano. E quindi leccare il culo non serve nella vita, quindi cazzi suoi, lascialo nella sua merda, ok? Sei un grande, numero. Grazie, ciao. Ma chi? Un altro caso risolto dal Vendicatore. Inviate a popipopizoo@gmail.com i contatti degli ex che vi hanno fatto soffrire. Alan Caligiuri penserà a vendicarvi. Il Vendicatore. Il vostro killer a richiesta. Mamma mia, Alan che dà lezioni di vita è bellissimo, te lo giuro. Cosa ti ho fatto sognare? Avete ascoltato SOS Contratto a cura di Alan Caligiuri. Mamma mia.